benvenuti a questo nuovo appuntamento a questa nuova conferenza stampa della fondazione arezzo in tour oggi eh, forse è quella più importante dell'ultimo periodo perché si parla finalmente della messa in linea del portale di destinazione che è un lavoro su cui eh, la fondazione ha messo un tanto impegno da da, da più di, di un anno e mezzo quindi io farei subito entrare il nostro sindaco che ci, ci buongiorno. Un saluto buongiorno sindaco buongiorno, ciao marcello allora, eh, stamani direi che è un momento storico e molto particolare per Arezzo, perché nasce questa mattina, a quest'ora alle 12, stanno suonando le campane in questo momento, quindi siamo puntualissimi, eh, nasce il, il, il primo portale vero di destinazione turistica della nostra città. Un portale che lancia Arezzo nuovamente, devo, devo, devo usare questa parola, poi la chiamerò tra un momento in un firmamento turistico di cui sicuramente questa città è degna. Dico rilancia nuovamente perché noi eravamo già in una strada di grande successo prima che il Covid-19 bloccasse non solo noi, ma tutta la Toscana, tutta l'Italia, in parte anche gran parte del mondo. E i risultati che la Fondazione Arezzo in Tour era riuscita ad ottenere senza poter contare su un portale come quello che stamattina viene inaugurato, erano comunque lusinghieri, i numeri che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi e che rileggevano gli ultimi tre anni di lavoro dell'amministrazione comunale, della fondazione Averso in Tur, erano assolutamente eh, non solo promettenti, ma erano già delle conferme importanti del buon lavoro svolto. Poi c'è stata questa parentesi, eh, un, po', un po' strana, un po' buffa, un po' triste, un po' drammatica, che ha bloccato tutto. È il momento di ripartire, è il momento di porsi nuovamente in un mercato che ci deve vedere protagonisti. Lo facciamo con uno strumento nuovo, uno strumento per noi a questo punto lo vedrete insostituibile, uno strumento innovativo, uno strumento che per la prima volta pone Arezzo anche in una condizione di, eh, eh, diciamo, è un, è un portale bilingue, quindi non avevamo mai avuto Arezzo tradotta compiutamente, correttamente. In inglese e questo ci può aprire delle prospettive interessantissime, anche se sappiamo tutti che questi primi mesi di ripartenza dopo la chiusura del coronavirus sono destinati e sono dedicati soprattutto al turismo interno, al turismo italiano. Ma la novità di questo, di questo nuovo strumento, di cui vi parlerà il presidente della Fondazione Arezzo Intorno, che è assessore alle attività produttive e al turismo della città di Arezzo, quindi Marcello Comanducci, anche se come lui vi dirà è uno strumento innovativo dal punto di vista dell'interazione che lo strumento consente di fare al potenziale turista. Le esperienze che attraverso questo portale si possono eh, programmare, ci si può mh, diciamo, prefiggere di andare a vivere in terra d'Arezzo sono molte. E sono tutte eh, ugualmente entusiasmanti, divertenti ed eccitanti. Vi è un ulteriore punto sul quale io vorrei, ehm, sotto, che io vorrei sottolineare, ed è il fatto che questa città pone non soltanto se stessa al centro dell'attenzione, ma ci pone un intero territorio: un intero territorio che è quello provinciale aretino. Sapete che Arezzo in Tour ha numerosi partner nei comuni, in molti comuni, non tutti, della nostra cerchia. Eh, non soltanto periurbana ma provinciale. Sono i comuni che hanno aderito alla fondazione, ma noi presentiamo, anche se con peso diverso, in questo, in questo eh, portale anche i comuni che non fanno parte della fondazione, ma che mi auguro faranno, ne faranno parte a brevissimo. Perché? Perché l'offerta che vogliamo proporre, che è necessario proporre, è un'offerta a vasto spettro, non può riguardare più soltanto Arezzo. Ma deve riguardare Arezzo e il suo territorio. Questo perché, per quello che riguarda la permanenza turistica nella nostra città eh, e nel nostro territorio, l'obiettivo è quello di allungare la permanenza. Quindi è un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo importante. È un obiettivo non posso dire a portata di mano, ma sicuramente ben individuato e sicuramente raggiungibile anche grazie a questo strumento. Poi il resto ce l'ha fatto la storia. Eh, quello che si riesce a vedere, a vivere e a sentire ad Arezzo eh, è del tutto unico e particolare. Pochi conoscono ancora questa città. Mi auguro che attraverso questo strumento sempre di più saranno in modo da poter dare ancora una volta questa ulteriore, mo, questa ulteriore crescita al territorio Retiro, non soltanto la città di Arezzo, per il prossimo futuro. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno il territorio. Credo ne abbia bisogno anche l'Italia di un sito come Arezzo presentato nel modo che adesso Marcello Comanducci vi eh, e ci illustrerà con maggior chiarezza di quanto non potrei fare. Benissimo, Sindaco, grazie per l'intervento. Quindi io eh, farei ora, lancerei ora un saluto che ci ha fatto che ci ha inviato la presidente della provincia Silvia Chiassai. Che anche lei molto gentilmente ha voluto dare il suo contributo. Quindi per ora, grazie. Sindaco, ado. Come presidente della provincia di Arezzo, non posso che dire grazie alla Fondazione Arezzo in Tour che oggi presenta un nuovo, una buona piattaforma che permetterà. Di vendere attività ed esperienze turistiche di tutta la nostra provincia. Naturalmente, non posso che essere orgoglioso del mio territorio, di quattro vallate splendide che offrono meraviglie sia da un punto di vista artistico, culturale, gastronomico, artigianale, commerciale. Abbiamo un territorio di una bellezza unica che dobbiamo soltanto riuscire a far conoscere meglio e a valorizzare. Allora, questo strumento finalmente permetterà. E tanti turisti che amano un turismo di qualità, eh, che eh, in base alle loro esigenze, all'età, alle facilità, quindi alle passioni, potranno in tutta la nostra provincia i luoghi eh, adatti per passare una vacanza eh, la vacanza che desiderano e questo è un obiettivo importantissimo soprattutto in un momento storico come questo dove a post covid dobbiamo pensare a rilanciare il turismo e a rilanciarlo in maniera differente e ad permettere alla nostra provincia finalmente di parlare un'unica lingua dal punto di vista turistico e quindi offrire un'opportunità di frequentazione di conoscenza vera di tutti i punti di forza delle tutte le Eccellenze di tutti i nostri 36 comuni, che in un territorio unico, quello provinciale, potrà veramente essere un'opportunità eh, per un nuovo tipo di turismo. Che mi auguro e ci auguriamo tutti, anche grazie a questo sostegno, possa ripartire quanto prima e possa dare un'opportunità di crescita e di sviluppo per tutto il nostro territorio. Benissimo, allora ringrazio ovviamente il presidente Chiassai, allora prima di partire nella presentazione e poi nell'illustrazione, quindi nella navigazione vera e propria di, di, di questo sito, io ho chiesto a Emma Taveri di Destination Maker e Peppe Sirchia di Medori, che sono le due persone che con noi, con la fondazione, hanno seguito insieme all'azienda Ardec che l'ha sviluppato tutta la parte strategica eh, della creazione di, di questo sito. Vi ho invitati volentieri per sentire da loro una battuta rapida su quello che è stato il lavoro e da come è nata questa idea. Quindi faccio entrare Peppe e Emma. Ciao ragazzi, buongiorno. 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 Ciao Marcello, buongiorno a tutti. Ciao Emma. Eh, Emma. Grazie. Sì, è stata diciamo le, le, la prima con eh, la tua collaborazione, che, che hai fatto in fondazione a fare un grande studio dietro ai portali di destinazione. Perché il nostro amico comune Lalli scherzosamente dice che lui parla di sindrome dell'assessore al turismo. No, cioè, scherzosamente dice sempre che ogni assessore la prima cosa che vuol fare è un portale di destinazione. E ha ragione, infatti, ci ridiamo sempre sopra. però eh, Discover Arezzo è un qualcosa che va un po' oltre al classico portale, eh, magari, di un piccolo comune o comunque di una realtà eh, turistica, diciamo media, ma è un qualcosa insomma di innovativo. Mi piacerebbe che ci racconti un po' come, come è nato. Sì, grazie Marcello, grazie a tutti, buongiorno a tutti. È, è un'emozione essere qui, qui con voi oggi, in questo momento così particolare per il mondo del turismo, quindi insomma sono felice che finalmente il lavoro che abbiamo avviato un po' di tempo fa... Um, eh, venga pubblicato ed effettivamente come dici tu Marcello c'è stato un lavoro in realtà a monte c'è stato un percorso che ci ha condotti a Discover Arezzo eh, non con la volontà di partire dall'idea dall di creare un portale di destinazione ma anzi in collaborazione con la fondazione l'idea è stata quella di avviare un percorso di valorizzazione della destinazione che partisse da una strategia, infatti il nostro percorso ha visto appunto la creazione innanzitutto di una strategia partecipata, quindi creata con il territorio e con voi della fondazione in primis. Um, per andare ad individuare eh, un qualcosa che potesse accendere i riflettori sulla destinazione, perché come è stato detto poco fa anche, poc anzi anche dal, dal sindaco, è una meta da scoprire, una meta nuova, ehm, una meta su cui accendere i riflettori. Quindi la nostra volontà eh, a monte è stata quella di eh, non lanciarci subito nell'implementazione nell di attività, di promozione, ma partire eh, gradualmente con un piano strategico molto operativo, eh, con delle azioni che abbiamo poi cominciato a declinare e che avevamo poi eh, continuato a declinare e a implementare e quindi siamo partiti appunto dall'idea di time travel eh, con l'idea di eh, rendere la destinazione una sorta di viaggio nel tempo la nostra volontà era quella di differenziare il territorio l'esigenza anzi era quella di differenziare il territorio da altre destinazioni attraverso uno storytelling diverso, quindi un viaggio nel tempo che portasse il, il potenziale visitatore a conoscere la destinazione attraverso i vari canali, le varie grafiche, i vari strumenti eh, accompagnandolo in un viaggio nel tempo. Arezzo è una città che è una città una destinazione insomma eh, più ampia che eh, ti permette di eh, fermarti e prenderti il tuo tempo in Toscana e quindi la nostra volontà è stata quella appunto di puntare sul time travel, sul concetto di time travel e questo time travel è stato poi declinato nella grafica che abbiamo curato appunto assieme al team di Peppe che vi eh, parlerà tra poco e Midori ehm, che è stata poi implementata e declinata nell'infopoint in diverse azioni che sono state fatte in destinazione e in alcune campagne come quella campagna di EasyJet piuttosto che altre campagne su, ehm, sui magazine di Trenitalia quindi insomma sono state diverse azioni che sono partite da un piano strategico ma soprattutto in questo piano strategico noi abbiamo voluto studiare quello che accade eh, al di fuori dei nostri confini, non tanto localmente e regionali eh, ma anche nazionali. Quindi abbiamo cercato di studiare quello che all'estero funziona molto bene nell'ambito delle DMO e abbiamo voluto portare tutto questo nella nostra strategia e poi anche appunto nel, nello studio del portale. Quindi oltre al piano strategico, che è stato insomma, già presentato tempo fa e, e di cui abbiamo parlato ampiamente, eh, per quanto riguarda il portale abbiamo studiato tutta una serie di casi studio, casi best practice, buone pratiche eh, internazionali in particolare, che abbiamo consegnato alla fondazione, e, ehm, e assieme abbiamo deciso di ehm, creare un portale che fosse Appunto innovativo, innovativo non solo dal punto di vista della tecnologia, ma anche dei contenuti, quindi che fosse facilmente navigabile e che prendesse spunto, in particolare alcuni dei casi studio, uno in particolare che ci ha molto ispirato. È stato il caso di My Helsinki e, e di altri casi internazionali che hanno puntato su contenuti freschi, interessanti e che non fossero contenuti classici standard, ma che, anche, ma che anzi fossero delle, ehm, contenessero delle categorie fatte su misura per le ricerche che oggi avvengono online. Quindi noi ci siamo focalizzati su quello che il mercato chiede, non tanto su quello che la destinazione ha, ovviamente lo abbiamo fatto, però cercando di matchare, quindi di unire le esigenze, quindi la domanda, con il nostro potenziale. Quindi andando a valorizzare il nostro potenziale, però in ottica di mercato. E così è nato, insomma, il portale che finalmente, che sono felice, insomma, che, che venga... Um, che venga pubblicato, che ha tutta una serie di eh, categorie e collezioni. Poi passerò, insomma, poi ci sarà Peppe che descriverà un po' più nel dettaglio anche la parte della, della tecnologia delle collezioni delle sezioni. Ma la cosa interessante è, secondo me, anche che il lavoro che, siamo, che è stato fatto e che la fondazione sta eh, portando avanti, è, è in linea con quello che avviene anche a livello regionale con Toscana Promozione e Visit Toscani. È stata appunto di recente lanciata anche una call per raccogliere eh, prodotti da, dagli operatori eh, toscani. Per appunto, superare assieme eh, in un percorso condiviso e partecipato questo momento di crisi e il lavoro che è stato fatto a monte da parte nostra, da parte della fondazione, per mappare tutto il, il prodotto del, del territorio. E anche descrivere con il contributo di Anna, di Anna Martini il, uh, tutte le esperienze, le attività che si possono fare in destinazione, sicuramente sarà un lavoro molto utile e molto valido non solo per il nostro portale, perché ovviamente uh, tutti questi contenuti avranno, vedranno la luce sul nostro portale di destinazione, ma poi anche sui canali social e anche a livello regionale con il lavoro che sta facendo appunto Toscana Promozione, con cui noi stiamo collaborando per promuovere eh, il tutto in maniera uniforme anche a livello regionale, appunto verso... Eh, l'Italia e verso l'estero in particolare in questa fase appunto molto delicata della ripartenza quindi insomma questo è il percorso che ci ha portati a, a scoprire Arezzo, sono molto felice insomma eh, di essere qui con voi e finalmente di vederlo pubblicato e vi ringrazio appunto per l'opportunità Grazie Emma, quindi la parola yeah. d'ordine sinergia collaborazione che in una regione come la nostra fa abbastanza impressione perché insomma siamo mm -hmm. la regione dei campanili ma siamo sempre più convinti che se vogliamo veramente crescere serva eh, comunque veramente una collaborazione forte sia tra tutti i comuni della provincia di Arezzo ma anche con la regione perché comunque ricordiamoci siamo in una delle regioni più turistiche del mondo abbiamo a pochi a pochi chilometri una delle città più turistiche del mondo quindi dobbiamo senza ombra di dubbio collaborare Peppe eh, con la tua azienda hai seguito tutta la parte di design ricordiamo che Discover Arezzo non è ovviamente solo un portale turistico ma è un brand turistico che è nato eh, già qualche mese fa con un logo che è rappresentativo siamo in fase di sviluppo anche di tutta la parte comunque di merchandising quindi quanto è importante oggi Ehm, diciamo, riuscire in qualche modo a eh, ricordare una destinazione anche attraverso proprio quello che è l'utilizzo oggi della de, de, de parte comunque più di grafica e di design. Beh, è fondamentale perché l'offerta è tanta eh, e molto spesso ci si, quando, si, quando si crea un brand di destinazione molto spesso ci si dimentica di, di riuscire a dargli, a dargli lo stesso carattere, un carattere che sia coerente con tutta la strategia che quella destinazione sta mettendo in campo. Quindi il lavoro che abbiamo fatto in questo caso è stato proprio quello di una ricerca sì di semplicità perché gli elementi complessi non sono facili da ricordare, ma nello stesso tempo eh, quello che ci aspettiamo, quello di cui siamo molto convinti è il fatto che eh, questa coerenza possa diventare in qualche maniera memoria nel, 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 nelle persone che visiteranno le, tutta la, la destinazione ma non solo che la tenderanno di conoscerla quindi nel momento in cui loro eh, identificheranno questo, questo simbolo che abbiamo un po' costruito anche in maniera partecipata dialogando dialogando con il territorio, quindi eh, cercando di, eh, di scovare quali erano gli elementi più rappresentativi, eh, conoscerlo da prima e poi ritrovarlo sul territorio, cioè, a, siamo riusciti a mio avviso a trovare quella coerenza sia estetica che di narrativa eh, che poi continua anche all'interno del, del sito. Tutta la parte di, diciamo, di, di, di racconto visuale del sito e di, di struttura di, di, di user experience del, del sito è completamente coerente con, quel, con il racconto di cui parlava prima Emma. Nello specifico, eh, anche, anche nel nostro caso, comunque è stato un lavoro che è coordinato, quello che è successo è che al di là di andare a studiare le, eh, le, le best practice che ci sono a livello internazionale, Concordo con quanto detto, infatti, la sfida è stata notevole e nel eh, diciamo che sono la prima, la prima vittima del fascino della destinazione nel momento in cui abbiamo cominciato a costruire per raccogliere tutti i pezzi. Eh, la coerenza nel livello di, di user experience del sito è il fatto che non è la classica, non, non ha soltanto, soltanto la, una linea unica e facile di navigazione, come eh, diciamo tutti i siti di destinazione più semplici, bensì il, il, il il turista, comunque la, la persona interessata al territorio può riuscire a trovare l'informazione attraverso diversi canali, tra cui quella delle collezioni che eh, rappresentano uno degli elementi innovativi di questo, di questo sito, C'è cioè la possibilità di, coll di, di collezionare all'interno di un unico insieme, di un unico racconto, elementi di natura diversa, che quindi non, non sono per forza tutte esperienze, tutti luoghi di interesse, tutti eventi, ma che abbiano una, un, cioè una, una narrazione unica che possono diventare un po' come, come, come dire, un, um, quasi una, una giornata perfetta nel territorio, quindi dove puoi fare diversi... Dove puoi verificare diverse cose puoi conoscere diverse cose e magari diventano quasi un piccolo itinerario un piccolo scrigno all'interno del quale trovare tanti elementi del, del, del luogo questo insieme si, 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 si interfaccia con tutta la parte degli eventi e poi con la possibilità appunto di creare un di, di dare l'opportunità a tutti a chi fosse interessato anche di conoscere tutte le esperienze che sono sul territorio e di poterle magari direttamente acquistare. Questo è un elemento molto interessante perché permette in qualche maniera di creare un'idea un di viaggio direttamente al, a chi sta visitando il sito e magari cominciare a programmarlo. Questo, secondo me, è un valore aggiunto che va, va tenuto molto in considerazione. Benissimo ragazzi. ragazzi, vi ringrazio, so il lavoro duro che avete fatto, ovviamente tutti noi sappiamo che oggi nel digitale va in linea e già pensi alla versione 2.0 perché ovviamente non dobbiamo mai stare fermi, quindi stiamo già eh, collaborando per evolvere e riscoprire Arezzo in modo importante già nei, nei prossimi anni, quindi ci sarà sicuramente modo di rivedervi, per ora vi ringrazio e comincio eh. magari con eh, la presentazione. Ciao. Grazie Martello, ciao a tutti, grazie. Ciao. Allora, eh, cominciamo con eh, la presentazione, poi Alessio Ballerini, il nostro responsabile dell'innovazione, ci eh, farà vedere proprio fisicamente eh, il, eh, il portale. Allora, cerco di andare rapido perché non voglio andare eh, troppo lungo, allora discoverarezzo.com eh, questo come detto prima anche da Peppe è il brand turistico che quindi si declina poi anche nel, eh, nella parte digitale eh, partiamo dalle novità gli atomi, eh, gli atomi è un'idea molto innovativa perché il sito internet è composto da vari componenti c'è cioè tutta la parte di informazioni statiche e di news dinamiche che però troviamo praticamente un po' in, eh, in, tutti, in tutti i siti di settore però una delle Prime novità è di scoprire praticamente un calendario eventi condiviso a disposizione eh, di tutta la città, ma di, in realtà di tutta la provincia. Che vuole diventare un po' il collettore di tutte le informazioni. Quante volte abbiamo sentito chiedere da, a un turista cosa posso fare, che eventi ci sono, e siamo sempre in grandi difficoltà. Su questo a dare una risposta importante. L'altra sezione che eh, non troverete su Discover Arezzo oggi, per il fatto che comunque ancora tutti, tutti i musei e gli eventi sono chiusi, ma sarà Discover eh, Arezzo Ticket, dove praticamente. Eh, ci sarà una vera e propria biglietteria attraverso il software acquistato dalla fondazione poi ne parlerò meglio però anche in questo caso all'interno de, dello stesso portale sarà possibile non solo vedere che eventi ci sono che musei ci sono ma addirittura arrivare proprio all'acquisto eh, del biglietto sia in formato tradizionale che, che in etichetta la terza che abbiamo presentato tre settimane fa discovererete experience eh, anche qui lancia quella che oggi è una delle attività più importanti che dobbiamo offrire al turismo, cioè ovvero quella di poter fare tante attività differenti o di esperienze differenti all'interno della, della, della propria vacanza, sapete che la fondazione sta crescendo sempre più come soci istituzionali. Quindi, eh, oltre alla provincia di Arezzo e la Camera di Commercio, sono già 19 i comuni che hanno aderito, ne stanno arrivando altri. Il mio auspicio è che. Eh, di, di riuscire nel giro di, di poco tempo comunque a diciamo, rappresentare un po' tutta la provincia sarebbe sicuramente eh, un grandissimo risultato però Arezzo io l'ho sempre detto è, è una bella città senza ombra di dubbio ma immersa all'interno di quattro, eh, re, quattro province veramente interessanti quattro territori che hanno veramente da raccontare tanto quindi dobbiamo assolutamente ragionare in modo molto più ampio e, e non campallinistico, campallinistico quindi che eh, contenuti troverete dentro il portale. Allora, innanzitutto informazioni ed eventi dell'intera provincia, quelli principali. Ovviamente non dovevamo ragionare eh, non solo per Arezzo, ma neanche, neanche solo per i comuni soci. Quindi comunque le, le cose veramente più importanti che un turista deve vedere vengono raccontate un po' di tutta la provincia e questo ovviamente verrà poi allargato eh, nel tempo. Eh, del comune di Arezzo ci sarà sicuramente un focus. Eh, molto più importante, quindi evolvendo su tutte quelle che sono le attività eh, viste prima: quindi itinerari, biglietterie, esperienze, la stessa cosa è stata anche fornita a tutti i comuni soci della fondazione, che avranno possibilità di, di inserire i propri contenuti all'interno del portale di Arezzo. Però la prima vera novità è che il sistema non si naviga in modo tradizionale o non solo in modo tradizionale attraverso i menu, ma è, diciamo, è iniziata un percorso di intelligenza artificiale che in questo momento è già attivo in alcune pagine ma che evolverà molto nel tempo, dove all'utente verranno proposti degli atomi in base a quello che l'utente sta cercando. Quindi se per esempio il turista è arrivato da Google cercando passeggiati in natura, il sistema in automatico proporrà all'interno di quella pagina, quindi popolerà quella pagina con dei correlati che riguardano quel tipo di interesse, che siano eventi, che siano itinerari, che siano biglietti eh, o che siano esperienze. Quindi il sistema in pratica impara eh, dal, da, dal turista che potrà poi aggiungere in una propria personale cartella che si chiama Mai Arezzo il proprio viaggio e quindi la novità è quella che in futuro svilupperemo sempre più questa parte di intelligenza artificiale per far sì che il sito sia sempre dinamico. Che connessioni ci sono? Le connessioni tra i atomi vengono fatte per tag, per geolocalizzazione, quindi eh, l'utente potrà dire sono a Castiglione Fiorentino, fammi vedere tutto quello che c'è intorno, per categorie, come detto prima, anche per target, quindi potrà… Visualizzare soltanto le attività per adulti oppure quelle per bambini. In più eh, potrà muoversi anche, come ha detto prima Peppe, sulle collection, che poi vi farà vedere meglio Alessio dopo. I contenuti sono in costante evoluzione, però siamo molto contenti di inaugurare il portale già. Con una mole importantissima, si parla già di più di 1200 foto, più di 300 atomi e già 30 esperienze. Perché, nonostante sia stato lanciato il progetto tre settimane fa, già oggi siamo, siamo, eh, diamo la possibilità di vendere già più di 30 esperienze. E, e come detto prima, i contenuti sono stati redatti. Dal, da Arezzo in Tour con dei collaboratori. Anch'io ringrazio Anna Martini che ha fatto veramente un lavoro enorme. Ha passato mesi interi a selezionare contenuti e soprattutto a tradurre, perché tutto il sito è, è completamente speculare italiano e inglese. Questo sembra una banalità nel 2020, ma se pensate che il sito del, del Comune di Arezzo, che era Arezzo in Tascani, che da oggi non ci sarà più, non aveva, per esempio, la lingua inglese, era solo in italiano. E quindi il portale sarà costantemente aggiornato. Quindi quello che vedete oggi è soltanto l'inizio, eh, ma è intenzione ovviamente, attraverso una redazione, di popolare sempre più. Quindi, noi abbiamo lavorato su. Eh, sulle tre I, eh, quella di informazione, la classica I di tutti i punti informazione, che sì, bene, importante, ma che è molto limitata. Perché a questa abbiamo aggiunto la I di inspire, quindi di ispirare, perché noi dobbiamo essere quelli che in qualche modo ispirano il turista, perché il turista non può conoscere eh, quello che c'è nel territorio, e poi involve, cioè noi dobbiamo eh, in qualche modo. Coinvolgere il turista per farlo stare in destinazione. Quindi, per, per quale motivo nasce Discover Arezzo? Per quale motivo l'abbiamo già pensato provinciale e non comunale? Perché molti potrebbero dire: Sì, ma il Comune d'Arezzo, la fondazione, perché ha pensato a un portale territoriale? primo per fare upselling, perché in questo modo non riusciremo al, al turista a vendergli più. Eh, prodotto di quello che già aveva in mente, soprattutto il cross-selling, quindi di vendere anche un prodotto che lui non stava pensando in quel momento di acquistare. Perché è ovvio che se una persona è un appassionata di cultura, eh, capita su suo Arezzo per gli affreschi di Piero, ma il Portale è Bravo a proporgli anche. Eh, Monterchi o altre attività qui vicine che sono in linea con quello che il turista in quel momento vuole, eh, sicuramente riusciremo a vendere molto di più il territorio, quindi a far stare di più il turista eh, nella nostra provincia e quindi comunque a beneficiarne tutti. Eh, quindi velocemente, le sezioni, eh, pagine statiche e dinamiche sono divise in tante tipologie: sono divise per luoghi, sono divise per itinerari. Sono divise per attrazioni, per collection. Ci sono ovviamente i post eh, del blog con i propri video. E come detto prima, ogni comune socio ha una propria landing page, quindi che potrà poi utilizzare anche nei propri canali istituzionali. Quindi a ogni comune socio della fondazione c'è una pagina che aggrega tutte eh, le loro informazioni. Il portale nasce studiato per il turista, quindi non ha logiche istituzionali. Dobbiamo smettere di pensare eh, che eh, un turista che dorme a Rigutino non debba sapere quello che ha a un chilometro dall'altro lato e quindi nasce proprio con l'ottica di fornire un'informazione totalmente svincolata da quelli che sono le, diciamo, le, i confini istituzionali. Il calendario eventi condiviso è solo all'inizio ma ha grandi potenziali. Eh, nasce con l'ottica di essere sia globale che territoriale, quindi diciamo, potrà esserci al suo interno eventi di tutto il territorio provinciale, ma al tempo stesso ogni comune socio può anche mostrare i, i singoli eh, eventi del proprio comune, proprio per far sì che possa anche in questo caso essere utilizzato i, i, in altre attività. È iperconnesso perché con la logica dell'intelligenza artificiale ogni evento ha una propria categoria e dei propri tag, quindi non viene proposto solo nell'area eventi, ma viene proposto all'interno di tutte le pagine che parlano di quell'argomento. Quindi un utente che è interessato alla storia, alla cultura, avrà eh, all'interno di quella pagina gli verrà comunque proposto magari la sua stele Zaraceno, il Palo dei Rioni e tutte quelle attività che sono assolutamente in linea in quello che stava cercando in quel momento il turista. Eh, in più eh, è codice open data e prevederà dei widget, questi saranno disponibili dopo l'estate, ovvero vuol dire che tutto il codice del. Del calendario eventi è utilizzabile da chiunque, quindi chi da domani vorrà creare una nuova applicazione mobile, vorrà eh, fare un, un sito dedicato. Una struttura ricettiva che vuole inserire il calendario eventi all'interno del proprio sito internet con un semplice codice, con un copia e incolla, potrà immediatamente inserire il, il calendario eventi anche in strutture che vanno al di fuori di Discover Arezzo. Questo anche per venire incontro a tutte le strutture ricettive, a tutte quelle realtà che non possono stare dietro all'aggiornamento di migliaia di eventi. Eh, tutti i giorni che poi vengono annullati, vengono spostati. In questo modo centralizzando in un'unica piattaforma le informazioni siamo in grado di poter poi eh, redistribuirle un po' con chiunque le voglia utilizzare. Il calendario eventi nasce sia per eventi singoli ma anche per eventi complessi, eh, come per esempio dei festival o come può essere la città del Natale che all'interno di un evento ci sono tanti altri eventi, ma soprattutto, e questo lo apriremo a brevissimo, è già disponibile, eh, tramite un form di inserimento daremo la possibilità comunque a tutti di poter proporre il proprio evento eh, per essere inserito all'interno di Discover Arezzo. Biglietteria. La biglietteria, come detto prima, è un'altra strategia che la Fondazione ha eh, perseguito già da diverso tempo, comprando il software già più di un anno fa. È stato già utilizzato per eh, la giostra del Saraceno dello scorso anno e ora lo vogliamo mettere a disposizione di tutti. A disposizione di chi? Eh, tutti i musei, tutte le mostre, tutte le gallerie che vogliono in qualche modo utilizzare un software certificato eh, di accesso. Eh, tutte le attività di eventi, di manifestazioni di ogni genere potranno comunque eh, aderire a questo progetto e inserire eh, l'acquisto del biglietto direttamente da Discover Arezzo, più tutto il mondo ovviamente dei teatri, dei concerti, dei parchi. Quindi diciamo andiamo a abbracciare un po' tutto quello che è il mondo dell'intrattenimento e della cultura. Il software della fondazione è un software certificato SIA, perché voi sapete che è cambiata la normativa e quindi a breve non sarà più possibile eh, vendere biglietti se non sono fatti attraverso un sistema certificato eh, dal Ministero e quindi il nostro già lo è potranno essere venduti biglietti offline e online quindi direttamente le ticket eh, sul portale di Arezzo. quindi l'utente potrà presentarsi al museo potrà presentarsi eh, all'evento direttamente con il proprio smartphone attraverso un semplice QR code e entrare eh, all'interno dell'evento ma potrà anche essere utilizzato per la vendita offline quindi nei punti di informazione turistica e a breve tutti i soci della fondazione potranno diventare anche rivenditori, quindi gli alberghi, le dicole, eh, chiunque, chiunque vorrà rivendere eh, tutto il mondo all'interno di Discoverarezzo lo potrà fare anche offline. Eh, potranno essere realizzate mappe personalizzate, quindi a teatro si potrà scegliere il posto. E In più, sono stati acquistati anche degli, degli add-on e moduli aggiuntivi per far sì che si possa creare campagne marketing, coupon sconto e tutto il mondo social. Um, oltretutto è già, è già previsto di, di dare, poi questo chiuderà magari il Sindaco a parlarmene in modo più approfondito con la collaborazione della Guido d'Arezzo. È già possibile attivare già da domani per chiunque ce lo chiederà, per i soci e soprattutto delle due fondazioni il servizio prenotazione, perché voi sapete che il DCPM ha riaperto sì i musei, le gallerie e tutti, ma obbliga. Eh, questi per fare accesso scaglionato tramite prenotazione e molti sono in difficoltà, quindi noi lo offriremo a tutti come, una, come possibilità di, di, di accesso su prenotazione. In più, come detto prima, potrà essere fatto sia le ticket che il biglietto tradizionale, ma soprattutto, arriva arrivo al punto, perché la Fondazione Intour ha interesse eh, a aggregare eh, una biglietteria online per fare quelle attività che oggi è impossibile fare di card comuni, di aggregazione di pacchetti, dove con pochi semplici click sarà possibile eh, creare delle offerte su misura per il, per il turista e che vadano verso sì da un lato magari anche il risparmio economico, ma soprattutto verso la proposizione di eh, attività simili. Se una persona ormai siamo abituati tutti nelle grandi capitali, comunque a trovare questo tipo di soluzione, da noi manca e si può fare solo attraverso eh, diciamo, la centralizzazione di un software unico. Esperienza attività l'ho già presentata tre settimane fa, le ripeto velocemente, oggi le prime tre motivazioni per cui un turista sceglie una destinazione invece che un'altra hanno a che fare con le esperienze turistiche che può fare in quella destinazione. Sette eh, delle sette esperienze vengono fatte per ogni viaggio, questa media cresce in modo esponenziale eh, ogni settimana e soprattutto il 50% dei turisti decide di fare queste esperienze già una volta che è qui, quindi la metà lo decide prima, la metà lo decide in destinazione. Ecco che Discoverarezzo diventa il fulcro e l'aggregatore di tutte le esperienze turistiche proposte dagli operatori locali. Quindi una piattaforma che in qualche modo trasferisca al turista tutte le possibilità eh, che può fare in prima persona a, ne, 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 diciamo nella nostra destinazione. Corsi di artigianato. Eh, oppure di workshop dove è il fare che, che la fa da padrone, quindi dove si mette in prima persona il turista a fare attività, tour, visite guidate, escursioni di ogni genere che possono anche in questo caso essere aggregate e tutte le attività naturali di outdoor e che vengono fatte all'aperto. Eh, L'utente con una sorta di e-commerce, lo vedrete dopo, potrà mettere tutto nel carrello, pagare in un'unica soluzione e ritrovarsi già il biglietto per poter fare questa attività. Cosa vogliamo fare? Noi vogliamo trasferire al turista le nostre tradizioni, perché quello che fa la differenza di Arezzo da tante altre città è proprio eh, le nostre esperienze, la nost i nostri skill eh, di, di artigianato, quello che eh, noi ci sentiamo forti ma che non abbiamo mai messo a disposizione poi del turista. Partirà a breve anche un progetto molto simpatico collaterale a Arezzo, che sarà una versione SMART del tu, dell'ufficio turistico. Oggi siamo tutti abituati a fare delle classiche videoconferenze, quindi attiveremo anche un servizio non soltanto nei punti informazioni fisici, ma anche per tutti coloro che vogliono avere qualche informazione eh, prima di poter partire, quindi attiveremo a breve un, un canale di whereby dove praticamente le nostre ragazze del punto di informazione potranno dialogare con un turista dall'altra parte del mondo e cercare in qualche modo di, eh, di dargli informazione e di convincerlo a venire nel nostro territorio e proporgli tutto quello che Discover Arezzo eh, propone. Eh, a questo punto, io eh, direi di passare la parola ad Alessio che ci fa vedere in, eh, invece, in tempo reale l'attività. Ciao Alessio, buongiorno. Ciao ciao Marcello, buongiorno. Già il, già il fatto che ti vedo vivo e senza le occhiaie mi fa piacere perché tu sei la persona interna alla fondazione che sta seguendo questo progetto ormai da diversi mesi mettendoci anima e corpo, quindi ti, ti ringraziamo su questo e ti lasciamo la parola per poter illustrare in modo reale quello che è il portale. Sì, ha detto bene, nel senso che c'è stato qualche notte insonne, abbiamo passato tutti e soprattutto per lavorare per migliorare il progetto. Comunque, eh, grazie soprattutto per avermi dato questa opportunità. Ma passiamo a, ai fatti. Allora, questa è l'home page che stiamo vedendo, che avrà comunque sia una finestra principale, e sulla destra, invece, ci sarà un focus su quelli che sono. Uh, su quello che decidiamo noi fondamentalmente, o, che, o, o meglio, che deciderà uh, la redazione, in questo momento ci sono tre luoghi. Ma non vuol dire che questa cosa non può cambiare. In futuro potranno esserci eventi, potranno esserci novità, potrà esserci messo tutto quello che vogliamo. Eh, un sito, appunto, come avete già detto più volte, non eh, passate il termine normale, non consono, è sicuramente eh, nuovo, innovativo. Eh, troviamo subito una bellissima galleria, un salto nel tempo appunto per visitare eh, le collection e per vedere appunto quello che c'è all'interno di ogni epoca eh, nel nostro territorio. Anche qui troviamo subito uh, delle collection che appunto sono degli, dei contenitori di atomi, eh, come hai detto tu prima in maniera abbastanza, in maniera molto chiara. E... Passiamo poi a un, a un breve, diciamo, un piccolo escurso su quelli che sono gli, gli, gli atomi che fanno parte, diciamo, della collection tuffo nel passato e soprattutto delle cose da non perdere. Uh, troviamo anche una piccola slide che, so, che abbiamo uh, simpaticamente chiamato loghi di Ispirazione, che sono le pagine dei comuni soci, che appunto vogliamo ringraziare e che dovremo ringraziare anche in futuro per l'aiuto che ci daranno per lo sviluppo di questo portale. E poi una, una galleria presa da Instagram dal nostro, <coughs> dal nostro account. Allora io ora vi volevo far vedere quello. Si intende per collection, quindi la collection appunto è un insieme di atomi. Appunto. <ride> Tutto il bello della diretta. Ok, faccio così perché probabilmente io ho problemi col mouse, scusatemi. È appunto un insieme di atomi all'interno del quale possiamo trovare luoghi, possiamo trovare le esperienze, possiamo trovare gli itinerari ma possiamo trovare anche gli eventi che sono stati appunto associati eh, a questa <coughs> categoria quindi in questo Vado caso a... letto, per esempio, sì. un utente che ha visto in home page l'area vintage e quindi si pensa che sia diciamo propenso a che comunque abbia quel tipo di passione entrando in quella collection il sistema automaticamente compone quella pagina con tutti gli atomi, musei e con tutto quello che può essere quell'interesse giusto? Certo, assolutamente sì. Infatti non si naviga più il sito diciamo, come per aree geografiche, meglio, lo si potrà fare anche per aree geografiche, ma appunto si naviga il sito soprattutto per interesse personale. Questa comunque è comunque la, la grande novità. Io evidentemente mi spiace, ma ho dei problemi con il mouse, provo a risolvere in corso. Verrai frustrato domani, lo so. <ride> assolutamente sì. <ride> Allora, qui siamo dentro appunto quello che definiamo un atomo luogo, che è il museo dei mezzi di comunicazione, ad esempio, c'è una scheda ehm, rappresentativa appunto del luogo, eh, c'è un collegamento a quello che è il comune socio, se in questo caso esiste, c'è il collegamento eh, all'indirizzo di Google esterno. Appunto, ti, in base alla tua posizione di navigazione, ti riporta direttamente al ci cioè fa vedere nella mappa il percorso più breve per arrivare al luogo. Quindi, questo è molto utile perché per navigazione mobile e per chi, soprattutto, si trova nel territorio e vuole, appunto, raggiungere questo luogo. Ci sono gli orari d'apertura e ci sono anche la possibilità di comprare i ticket. In questo caso, in particolare. Eh, esiste già, eh, perché appunto il MUMEC Mezzi di Comunicazione eh, è socio della fondazione, ha un proprio account eh, sul nostro Booking Engine che ha raggiunto e che appunto ha già messo in vendita il sito. Quindi io con due clic sono già arrivato a poter comprare il biglietto, ma questo ve lo faccio vedere più avanti. <ride> Allora, eh, mi sposto di sezione e arrivo a Discover Arezzo, che è praticamente il vero core uh, del sito, è la pagina principale, si apre con un bellissimo video di presentazione di tutta la provincia di Arezzo, appunto questo um, l'abbiamo voluto fortemente proprio perché oltre al testo che è fondamentale, ma ritiamo fondamentali eh, soprattutto la, i video e le foto all'interno di un sito, perché sono veramente questi che solitamente fanno la differenza, che appunto riescono ad attuare attrarre l'attenzione eh, del visitatore. Anche questa è una cosa eh, decisamente tecnologica e innovativa e soprattutto divertente perché è una mappa di tutto quello che c'è appunto all'interno della provincia di Arezzo e soprattutto che noi abbiamo censito all'interno del sito, una mappa appunto che funziona per filtri ci dà la possibilità di visualizzare eh, gli eventi, le location, le esperienze, eh, ma anche le escursioni suddivise per colore, in questo caso, per esempio, se hai selezionato arte e cultura. Sì, io ho selezionato arte e cultura posso, posso selezionare anche adulti, okay. e, e addirittura posso selezionare anche la stagione senza nessun tipo di problema. E da qui posso andare a vedere quello che è in questo caso in giallo è un evento e eh, cliccando qui mi riporta direttamente alla pagina degli eventi ma ci entriamo dopo quindi ehm, leggermente sopra nella pagina di Discover Arezzo troviamo anche quelle che sono le quattro categorie principali perché sì siamo innovativi però eh, un po di base anche noi e un po di conoscenze elementari le utilizziamo quindi anche la navigazione per categorie l'abbiamo ritenuta comunque fondamentale perché fa sempre parte di una navigazione per interessi, assolutamente. E qui è uguale, troviamo comunque i luoghi, troviamo comunque degli itinerari, troviamo comunque tutto quello che può essere associato a sport e natura. Dopodiché c'è un, um, una sezione che ci suggerisce quali potrebbero essere, diciamo, in base a quello che ho già visto... Eh, i consigli, diciamo, ci consiglia altre esperienze da fare eh, all'interno della provincia. Allora, qui ad esempio, posso scorrere con le frecce o comunque sia posso scorrere con. Uh, eh, infatti, con fai vedere per esempio, un itinerario come questo, per esempio, sì. di. Francesco ah, sì, perché... volevo far vedere anche un'altra cosa, vi volevo far vedere e poi vi spiego perché. Che io mentre navigo posso anche tranquillamente aggiungere. Eh, ovviamente, prima io mi sono registrato e posso tranquillamente aggiungere. Ho creato una sezione del Mio viaggio ad Arezzo. Eh, qualsiasi atomo. Quindi, in questo caso, io ho aggiunto l'itinerario che vorrei fare a piedi, magari quando vengo ad Arezzo, che si chiama appunto sui passi eh, di San Francesco nel territorio retino. <coughs> Qui si apre appunto l'atomo chiamato itinerario con sempre tutto il, a sinistra il riassunto di quello che può essere delle informazioni che ci servono, comunque delle informazioni base, però ecco qui la cosa molto molto interessante, oltre a comunque una bella galleria fotografica, c'è la possibilità di vedere su una mappa, tappa per tappa, eh, quello che è l'itinerario anche questa è una cosa che è decisamente eh, nuova quindi mm. ottima per cicloturismo sì, per assolutamente per assolutamente quello. dove ce l'abbiamo stiamo anche inserendo i percorsi GPX eh, mi viene in mente che eh, nell'itinerario permanente che abbiamo messo dell'Ardita abbiamo caricato tutti e tre i percorsi della ciclostorica qui di Arezzo quindi già quella c'ha i GPX scaricabili eh, piano piano lo faremo quando ce l'avremo anche con tutti diciamo, gli itinerari. Um, una cosa molto interessante è che se io uh, clicco sul nome del luogo e questo nome corrisponde ad uno dei comuni soci. <coughs> mi si apre la pagina dedicata ai comuni soci, quindi qui entra in gioco diciamo, la territorialità, qui entra in gioco il, il confine amministrativo, nel senso che comunque ogni comune socio avrà la possibilità di promuovere eh, la propria pagina, comunque sia di farsela un po' sua, suggerendo sempre alla redazione della fondazione modifiche da fare, eventi da inserire, a parte che le potranno gli eventi inserire anche da soli però itinerari, ehm, esperienze, comunque sia ci sarà un percorso collaborativo molto importante e eh, sempre appunto eh, per il comune ci sarà la possibilità, come abbiamo visto prima per Discover Arezzo, di vedere <coughs> la mappa. Allora, io passerei adesso a quella che è la categoria da non perdere o anche top things to do. In questo caso ci sono veramente quelli che ehm, sono diciamo, i luoghi, gli eventi, le esperienze, le escursioni che, hanno un effetto, che devono avere un effetto wow, come dice sempre il presidente eh, per il turista. Quindi anche in questo caso la navigazione è molto semplice. Ci ritroviamo le esperienze, ci ritroviamo sempre gli itinerari, ci ritroviamo sempre gli eventi. Questa, diciamo, è una struttura che ormai è abbastanza consona nel sito. E ad esempio, invece che gli itinerari, in questo caso andiamo a vedere le esperienze. <coughs> allora, ehm, ci tengo a fare una precisazione, visto che eh, su questa cosa ci siamo comunque sia ne abbiamo veramente parlato tanto non è un'esperienza specifica quella che vedrete qui dei segreti della caccia al tartufo ma è una eh, come piace definirla una macro esperienza nel senso che quando il sito eh, verrà rilasciata a breve una release una nuova release eh, vedrete che sotto alla eh, descrizione sotto alle foto e comunque sia sotto a tutte le informazioni ci sarà la possibilità, o meglio, apparirà in automatico tutte quelle che io invece definisco esperienze specifiche, cioè quelle vendibili, cioè quelle attività che sono realmente fruibili eh, dal cliente semplicemente comprandole con un click. Per adesso, abbiamo un punto. Questa sì, parola delle esperienze macro è una sorta di ispirazione che viene data al turista, indipendentemente no. poi dal fatto che ci siano delle esperienze vendibili o no. E invece, per tutte quelle che hanno un, un, un prodotto commerciale, il sistema automaticamente le legherà, giusto? Es esatto, sì, sì, sì. sì, sì. Questo comunque sì, è comunque quello che un turista può fare all'interno della provincia, nel senso che all'interno della provincia di Arezzo c'è la possibilità di andare alla ricerca del tartufo. Passo alla sezione Time Travel Collection, visto che comunque sia il, il tempo in questo caso è, è un elemento fondamentale per scoprire Arezzo e qui abbiamo deciso di raggruppare comunque i, tutti gli atomi in quattro collection temporali e abbiamo quindi suddiviso uh, per adesso uh, Arezzo in età etrusca e romana, Medioevo, Rinascimento e Novecento. Entro dentro Medioevo, lo scuro ho sempre la solita visualizzazione. In questo caso mi piacerebbe farvi vedere un evento. Prendo il Palio dei Rioni, che è uno degli eventi principali del comune di Castiglione Fiorentino. Palio dei Rioni, che quest'anno um, non ci sarà, ma ci sarà uh, nel 2021. Infatti, abbiamo già aggiornato il calendario per il 2021 anche qui poi dopo con il sistema se, nel caso che ci sia un evento a, a pagamento con il sistema appunto di biglietteria cioè verrà collegato il sistema di, di biglietteria TICA e ci sarà la possibilità appunto di acquistare direttamente l'evento sempre eh, con quindi dipende, di, penso che... i potenziali di poter ci... avere eh, la biglietteria magari di, di molti eventi storici l'utente in una pagina Può praticamente comprare sia il singolo evento che magari un pacchetto storia che gli prevede di fare il sabato sera la giosta del Saracino e la domenica mattina il Paglio dei Rioni, per esempio. Sì, sì, assolutamente. Ora qui sulla sinistra, questo, eh, qui sulla sinistra, dove vedete appunto, la, il, eh, il titolo sotto, come abbiamo visto per eh, gli eventi, come, scusate, come abbiamo visto per gli itinerari, come abbiamo visto per. Eh, eh, per le esperienze c'è cioè appunto la possibilità di aggiungere altri campi quindi qui sicuramente ci avrà aggiunto un biglietto una possibilità di acquistare un biglietto ma sotto appariranno sempre come diceva Marcello eh, tutte le esperienze acquistabili all'interno del di disco Arezzo e legate eh, al, punto, al prodotto Palio dei Rioni Castiglione Fiorentino e questa è veramente cioè, una delle più grandi novità di questo sito, proprio il fatto che eh, io in quals da qualsiasi sezione potrò accedere all'acquisto di esperienze, attività e servizi turistici appunto correlati, non a caso. Parliamo di eventi. Allora, qui c'è un excursus uh, di eventi di questa settimana, di questo mese e che de del prossimo mese, che però mi dispiace, ma a causa di, eh, di questa emergenza Covid non esistono eh, eventi, non abbiamo inserito eventi comunque per, eh, per questo e per il prossimo mese. Queste sono le collection riferite agli eventi, quindi io basta che entro, diciamo... Ad esempio entro in fiera antiquaria e mi ritrovo tutte le fiere antiquarie da qui alla fine dell'anno. Stessa cosa l'abbiamo fatto per le giostre del Saracino, per gli eventi storici imperdibili, e questi sono comunque customizzabili e via via che dopo si aggiungeranno eventi potremmo aggiungere anche queste collection. Eh, verranno aggiunti anche dei filtri assolutamente al... <coughs> al a, al calendario degli eventi. Poi, come diceva appunto Marcello, questo calendario sarà totalmente eh, integrabile in altri siti, in altri sistemi, attraverso l'API. Eh, appunto, ho una uh, pagina, diciamo, degli eventi, ho il calendario <coughs> navigabile, in questo caso, senza filtri, senza niente, di tutti gli eventi. Quindi, mese per mese, lo scorro e posso entrare in qualsiasi evento, come vi ho fatto vedere prima, ad esempio, nel Palio dei Rioni. Vado avanti da qui alla fine dell'anno. C'è sempre la mia galleria di Instagram. E eh, vi volevo far vedere un'altra cosa. Che sono le esperienze. Che è un'altra delle novità uh, che abbiamo pensato. E che ci piace appunto promuovere, perché è un po' il, il punto di arrivo, diciamo, della visita di questo sito perché appunto il cliente è qui che dopo farà delle scelte, nel senso che eh, deciderà cosa effettivamente comprare cosa, ehm, e, e cosa no. Um, Entro in una delle esperienze, che ad esempio è l'esperienza di Raya, è proposta dal nostro socio che è tip top in questo caso. Vendita. Buon Esperienze reali già in vendita, ovviamente assolutamente appena... sì. Assolutamente sì, sono appunto sia vendibili mh, diventando soci della fondazione oppure comunque sia contattandoci. C'è un Jot che abbiamo lanciato qualche settimana fa. E anche senza diventare soci, possiamo gestire noi comunque sia la vendita senza nessun tipo di problemi. Scelgo una data qui vado avanti, ovviamente ogni esperienza avrà una, un carrello personalizzato, in questo caso devo scegliere un orario, posso scegliere il numero di eh, adulti, Qui cioè bambini ma ci tengo a precisare che ovviamente ai bambini non, è, non si farà bere birra ma no, ci saranno altre possibilità e si arriva fino appunto all'acquisto vero e proprio del biglietto che ovviamente non concludo ultima cosa vi volevo far vedere appunto Maiarezzo, come avete visto io prima ho aggiunto un logo ed ecco che il logo io me lo ritrovo qua, anzi in questo caso ho aggiunto un itinerario e l'itinerario me lo ritrovo qua. Da qui io posso creare nuove liste, posso modificare il mio profilo, posso modificare il mio account e soprattutto posso, come dicevo prima, proporre un evento quindi, e gestire comunque anche gli eventi, quindi dicendo appunto un titolo, ci metto torneo di calcetto, l'ho messo una cosa che avevo io in memoria, aggiungo il titolo breve, aggiungo la mappa, aggiungo tutte le informazioni come avete visto prima nella scheda evento, invio e praticamente mi arri arriverà una proposta alla fondazione che poi deciderà o meno di approvare l'evento. Questo allora. è, spero di essere stato esaustivo e ripasso comunque subito la parola a Marcello. Grazie ancora a tutti, buona giornata. Allora concludiamo con eh, l'ultimo scambio di opinioni, quindi inviterei il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, la Camera di Commercio è un partner molto forte della Fondazione Tour. Ehm, su cui noi ovviamente contiamo molto, quindi mi faceva molto piacere sentire un po' un parere visto che hai un po' seguito la presentazione, quindi mi, mi fa anche piacere capire da te cosa ne pensi di questo nuovo strumento di comunicazione. Buongiorno sì, grazie, buongiorno a tutti, ce l'ho fatta perché purtroppo avevo un altro impegno, anche se ho visto crescere, insomma, anche la costruzione di questo splendido, splendido um, sito, splendida opportunità che. Questo ambasciatore di immagini e di occasioni che eh, riuscirà a far conoscere al mondo eh, di, della nostra, del nostro territorio, della nostra provincia, della nostra eh, diciamo, grande e, e, e valorosa anche cultura. Eh, davvero, eh, è una, secondo me, davvero è una grande, grande eh, livello di offerta che è stato, è stato fatto. Quindi un complimento a tutti, Marcello, a te, a chi ha lavorato naturalmente, perché il prodotto è davvero, davvero splendido. Splendido per, eh, per come è stato, come dicevo, costruito, per eh, la complessità e, e la grande eh, quantità di informazioni e di immagini, eh, come dicevo, anche di interattività in certi, in certi casi, di opportunità che riesce a mettere. In, in linea, eh, ma soprattutto perché dà un'immagine ovviamente di un territorio, tutto eh, davvero eh, di, grande, di grande importanza in un momento come questo, dove sappiamo essere eh, assolutamente importante la qualità dell'offerta. Quindi riuscire a presentare in una varietà che va ovviamente dalla cultura, dall'arte, gastronomia, architettura, mh, benessere. Eh, natura quindi un'immagine un davvero poi rispondente alla realtà non è assolutamente nulla di costruito ma assolutamente di, eh, di reale quello che viene presentato e, e farlo così bene davvero è un, davvero un, ottimo, un ottimo risultato quindi eh, bravi bravi tutti innanzitutto con, sono contento che siamo riusciti a farlo in tempi eh, anche brevi perché sappiamo quanto quanto la costruzione ha richiesto come, come impegno eh, a tutti e quindi bravi, bravi davvero tutti. Ovviamente mi sento di fare un, un richiamo solamente a un utilizzo il più vasto possibile di questo sito, quindi una partecipazione la più vasta possibile da parte di tutti, di tutti i nostri enti, di tutto il nostro territorio, i nostri operatori eh, che davvero convogliando lì il, la loro anche, anche cioè la loro attività, le loro speranze, ma anche le loro offerte, le loro opportunità. Davvero lo rendono, lo arricchiscano, lo rendono sempre e ancora di più eh, diciamo appetibile l'offerta che possiamo mandare nel mondo, l'immagine che possiamo mandare nel mondo della nostra, del nostro territorio, della nostra città, della nostra provincia e delle nostre città, delle nostre valli. Quindi eh, li nostre anche da Senese, ma permettetemi insomma, di, di, di ormai di, di parlarne con orgoglio, da che ovviamente vi frequ frequento e, e conosco eh, quelli valori su quali si può contare anche nella. Nella promozione e nella comunicazione perfetto, grazie mille. Approfitto de, delle sue parole per lanciare anche un po' un appello ai 15 16 comuni che ad oggi ancora mancano eh, al, all'interno della Fondazione Antor, in quanto ricordo a tutti che è possibile aderire a questo nuovo ente in modalità totalmente gratuita, e i vantaggi che, che, che se, ne, se, ne, se ne possono avere sono veramente tanti. Quindi eh, mettiamo un po' da parte i campanili e facciamo in modo che anche in Discover Arezzo poi si possa rappresentare tutto il territorio provinciale perché sarebbe una vittoria enorme. Presidente, quindi per ora grazie mille, a saluto. Grazie. Allora, vado prima delle, delle conclusioni, vorrei invitare il consigliere Vincenzo Raimondo, poi passo la parola al sindaco e a Sonia per le domande, so che è una conferenza stampa un po' lunga, ma quello che siamo andati a presentare oggi a mio avviso è veramente una svolta... Importante per, per il turismo ad Arezzo. E quindi saluto Vincenzo Raimondo, consigliere delegato eh, della Fondazione. Io non smetterò mai di ringraziare tutto il CDA perché ricordo che eh, è un impegno importante viene fatto tutto eh, eh, se, senza nessun tipo di rimborso, quindi viene fatto proprio per passione. Quindi Vincenzo, tu sei una persona che, che poi lavora in questo mondo e quindi conosce l'importanza degli strumenti digitali. Eh, io ho avuto una sensazione, poi ti, la, ti parlo la parola, di aver fatto, di che abbiamo costruito una cosa importante. Quando in questi giorni navigavo per un beta testing il sito... E ogni volta che entravo in una pagina dicevo, ah ma c'è anche questa cosa eh, a chiusi della Verna, ah ma Bibiana c'è questa attività, quindi se io che sono qui da, da quando sono nato non conoscevo l'80% dei contenuti su Discoverarezzo, probabilmente daremo un forte contributo a, a, diciamo, a far crescere tutto il territorio. Guarda, pensavo, prima di tutto grazie dell'invito e, e complimenti a tutta la squadra. Guarda, pensavo proprio a questo che tu hai detto, perché mh, eh, riusciamo così a mettere online tutto quello che il territorio offre in un unico punto. Ehm, io, dice, io dico sempre questa frase, e, e, che, noi, che noi dobbiamo essere turisti. Mh, del nostro territorio e, e chissà, e, e chissà se questo sito, magari, possa raggiungere anche questo obiettivo: quello di far avvicinare gli aretini alle vallate? No, abbiamo. Siamo in un periodo particolare. Lanciamo Arezzo in, ma in maniera massiccia nel mondo con un portale nuovo, come diceva il sindaco, multilingua, eh, eh, ma lo lanciamo anche a, a noi stessi, anche agli eretini stessi o ai casentinesi che vogliono conoscere eh, Piero, Piero della Francesca. In, in Valtiberina o ai Valdarnesi magari che vogliono venire a vedere Camaldoli o, o i Valdarnesi stessi che possono andare a Cortona quindi quindi questo diciamo così è, è un come dire non è l'obiettivo principale ma potrebbe diventare l'obiettivo principale per quanto riguarda invece mh, uh, un un piccolo pensiero che uh, avevo fatto stamattina um, è questo uh, io e Marcello sappiamo bene cosa significa fare un sito internet può sembrare così semplice ma alla fine non, non è per niente semplice questo non è un sito un sito web ma è un portale ovvero, uh, ovvero um, un insieme di elementi come Alessio ha presentato tutti collegati tra loro e, e l'altra riflessione che facevo Marcello e penso che tu possa essere d'accordo che non è come il passato. Il passato era un sito messo lì, lasciato lì, magari fatto da qualche privato, magari fatto da qualche comune, um, poi anche fatto da il comune da, anche, al, anche dal comune di Arezzo. Questa volta noi abbiamo, e questa volta non è. Un unico punto ma è un punto di un insieme di azioni che la fondazione ha fatto in questi due anni che va dalla biglietteria che vada da che va dal da, uh, i, i, i punti informazione quindi eh, accogliamo il turista in, uh, completamente e questo era uno degli elementi mancanti ma eh, è tutta la regia che è importante e poi ti faccio un forte un forte un forte complimento uh, lo faccio a te ma lo faccio a tutto il CDA lo faccio uh, a tutte le persone che ci aiutano agli addetti stampa ai comuni cioè noi ora col covid quando tutti gli altri stanno pensando oh Co, dio cosa succederà noi ci proponiamo come una destinazione, e, e, e se ti ricordi, l'ho detto nell'ultimo CDA, eh, la percentuale di casi nella provincia di Arezzo rispetto ai numeri di abitanti è così bassa e gli spazi sono talmente tanti che Arezzo potrebbe, potrebbe proprio riproporsi nello scenario nazionale come meta da seguire. E poi stasera abbiamo la. L'altra la, trasmissione che poi chiuderà questa giornata. Quindi oggi presentiamo il sito. E stasera andiamo in tv con i quattro ristoranti. Se una, una, un evento comunque dove la fondazione Arezzo in Tour eh, eh, si è fatta portavoce. Quindi, complimenti a tutti, e, e grazie dell'impegno che, che state mettendo. Grazie a tutta la squadra dei ragazzi. Eh, Alessio a, a tutti quanti gli altri. Grazie mille. Complimenti grazie, grazie mille allora, io farei rientrare il sindaco e voglio dire una cosa: quando è nato Arezzo in Tour che la parola in Tour sta per innovation and tourism, eh, è stata a mio avviso, una visione eh, importantissima. Perché il team interno alla fondazione che, eh, che praticamente svolge questo lavoro è tutto un team di esperti di innovazione perché oggi non si può fare turismo senza comunque eh, sul digitale la destinazione si sceglie principalmente online e arezzo su questo eh, era molto lontana con questo portale finalmente non sentiremo più dire ai nostri turisti non credevo arezzo fosse così bella io lo dico sempre ma la cosa che mi rimane qui e che non, non voglio più sentire dire quindi faccio rientrare a, a, il sindaco e faccio magari entrare anche Sonia Corsi così magari sindaco se vuoi se c'è qualche domanda anche per te poi magari ti lascio chiudere questa lunga conferenza stampa prego Sonia buongiorno 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 a tutti Ciao. Ciao. allora cerco di raggruppare un po' le domande dei giornalisti per aree tematiche la prima e quella più ricorrente è la seguente con la riapertura del turismo dopo l'emergenza covid e comunque con il lancio di questo nuovo strumento eh, quali saranno le strategie per far sì che i turisti possano conoscere il riscovere Arezzo e possano utilizzarlo. Marcello, allora, ovviamente tanta promozione, motivo per cui anche ieri eh, in Consiglio Comunale abbiamo parlato comunque di cercare di trovare dal territorio anche delle risorse aggiuntive. Perché ricordo che tutto questo, eh, tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, è stato grazie comunque a un forte è investimento che la giunta ha voluto fare sul turismo, perché quando io sono entrato in comune avevo veramente pochissimi soldi per poter lavorare. Vi abbiamo dato tanto, però ora il territorio ci deve comunque anche venire incontro, soprattutto in una stagione come questa dove purtroppo mancherà la tassa di soggiorno, perché questo è l'obiettivo principale, avere un unico contenitore dove concentrare in modo massiccio gli investimenti futuri. Questo ci permette di crescere a livello anche eh, di, di popolarità all'interno dei motori di ricerca, perché voi sapete che oggi. Google indicizza i, i siti sia per contenuti ma anche per popolarità. Quindi l'obiettivo nostro non è arrivare al turista che cerca la vacanza d'Arezzo, arrivare al turista che cerca la vacanza in Toscana, arrivare al turista che cerca la vacanza eh, Covid-free e, e essere bravi. Per fare questo serviva assolutamente un unico contenitore. Quindi, da ora in poi la fondazione investirà tutte le economie in promozione solo ed esclusivamente per promuovere Discover Arezzo. Un'altra domanda è se sono state pensate o comunque attivate delle sinergie con i maggiori eh, tour operator virtuali o comunque con i portali che vendono eh, turismo a livello mondiale. Sì, la piattaforma di vendita delle esperienze che si chiama Regiondo che con Alessio abbiamo... Eh, studiato veramente molto prima di sceglierla, permette a tutti gli operatori di vendere la stessa esperienza anche sui principali canali, quindi eh, Get Your Guide, Musement eh, e, e tutti quelli diciamo più famosi in questo tipo di vendite. Quindi diventa una sorta in gergo tecnico si chiama di channel manager, dove praticamente chi propone l'esperienza la può vendere sì su Discover Arezzo, ma anche su tutto il resto dei canali in un colpo solo. Quindi è ovvio che questo per noi è importante perché eh, non crediamo che da domattina eh, discoverarezzo abbia la forza di poter ovviamente vendere esperienze vendere biglietti ci vorrà molto tempo però appoggiandosi a questi portali ormai super conosciuti eh, diciamo questo percorso potrebbe essere molto più breve di quello che in realtà potremmo fare da soli un'altra domanda è se chi ha eventi o proposte da inserire può farlo direttamente o se c'è un filtro o un tecnico di riferimento che garantisce i contenuti inseriti sì, come ha fatto vedere Alessio si possono inserire, però c'è comunque un filtro eh, da parte della fondazione che controlla che siano contenuti corretti, che non siano sbagliate eh, magari le diciture. Poi ricorda a tutti che sarà un enorme sforzo, ma tutto dovrà essere sempre fatto in doppia lingua, perché purtroppo siamo pigri e spesso si tende a inserire questo tipo di attività solo in italiano ma se riparte il turismo che abbiamo lasciato nel 2019 se voi pensate che da maggio a settembre il 70% delle persone che pernottano in una qualsiasi struttura ricettiva del territorio è uno straniero dobbiamo cominciare a pensare prima in inglese e poi in italiano quindi verranno, si potrà inserire contenuti, dovranno essere inseriti bene in doppia lingua verranno filtrati, controllati e poi approvati. A tale proposito si pensa di mettere anche online versioni del sito in altre lingue, oltre che la lingua inglese? Sì, assolutamente previsto, però in una fase 2, perché come detto prima la quantità già ad oggi di, 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 di contenuti è veramente altissima, quindi ci sono dei grandi costi ovviamente anche di traduzione ma soprattutto poi di gestione in un secondo momento però il sistema è già previsto per essere multilingue prevediamo già nel 2021 di inserire eh, una nuova lingua però prima vogliamo anche dalle analitiche perché poi è una cosa importante che non viene detta mai eh, oggi noi non abbiamo la più pallida idea del turista eh, Cosa fa nella nostra destinazione, da dove viene e cosa cerca. Tramite questo sistema, avremo anche tutto un sistema di analitiche digitali molto, molto avanzate che ci permetterà anche di capire da dove ci visitano. Quindi è ovvio che anche le nuove lingue verranno implementate principalmente in base a quelli che sono i visitatori. È ovvio che se nel 2020 e inizio 2021 vediamo che c'è un'esplosione di olandesi, probabilmente dovremo pensare a partire prima con quel tipo di di lingua invece di altre, invece spesso andiamo per stereotipi quando poi ogni territorio invece ha il proprio turista e, e, e non è eh, standard da tutte le parti, quindi è assolutamente previsto, però è un lavoro molto importante che verrà rilasciato a step quindi diciamo ogni, volta, ogni anno più o meno faremo una barra due lingue Un'altra domanda sui contenuti per... è se attualmente hai diciamo ai comuni soci, mi sentite? Eh, se è andata un po' via. Oppure yeah. se sono presenti. Scusa, ecco, Sonia, ho perso i 19 comuni soci o altri. Chiedo scusa Sonia, ma io non ti sento, ho perso anche il sindaco. Sì, ovviamente. vediamo che è un problema sulla linea. Eh, probabilmente abbiamo dei problemi sulla linea riprova riusciamo adesso a sentire sì. provo mi senti Guarda. allora la, la domanda è se attualmente il portale presenta contenuti relativi ai 19 comuni soci della fondazione oppure se si presenta comunque tutto il territorio e questo l'ho detto all'inizio nella slide ovviamente si presenta tutto il territorio in quello che è eh, diciamo le attività eh, principali cioè non potevamo essere così miopi da non mettere esempio Cortona che in questo momento non è un eh, comune socio però ovviamente eh, a livello di luoghi a livello di, diciamo, di attrazioni poi dopo i comuni soci hanno invece tutta una serie di attività in più compresa quindi una, una propria pagina personale la possibilità di inserire più contenuti quindi diciamo che si, si racconta tutto il territorio ma il focus eh, viene dato anche e soprattutto ai comuni soci eh, Un'altra domanda riguarda l'utente. Per accedere al portale e creare un carrello, l'utente deve iscriversi e creare sì. un tuo account. Giusto. Sì, eh, diciamo che questa è un po' la strada de, che ultimamente viene adottata in tutti i siti, lasciare più possibile libertà all'utente quando poi l'utente però vuole fare quel qualcosa in più, eh, gli si chiede una registrazione. In modo che comunque ci creiamo un, un enorme database eh, che possiamo utilizzare in futuro, perché anche questo sembra una cavolata, ma io non ho assolutamente un indirizzo email di un turista. Zero e questo non ce l'ha quasi nessuno nel territorio. Invece, è troppo importante anche per fidelizzare il turista, in futuro per mandargli delle offerte, in futuro per mandargli magari delle attività che vengono fatte. Quindi nel momento in cui si vuole creare mai Arezzo, quindi il proprio itinerario, viene, verrà fatta richiesta e verrà richiesta anche in futuro quando si metteranno in. In un'area dedicata che non ne ho parlato prima perché già nell'evoluzione prossima la possibilità di scaricare dei PDF, quindi una sorta di guide turistiche eh, costruite dalla Fondazione, quindi daremo la possibilità anche di scaricare un qualcosa che ti puoi stampare e poi portare dietro. Anche in quel caso è lì, era chiesta la registrazione, molto snella e semplice, ma che ci serve per eh, diciamo, profilare poi i nostri visitatori. Eh, una ultima domanda per il sindaco, non so se il sindaco è collegato. Eh, chiede Silvia Bardi: se, eh, qual è il primo evento che possiamo annunciare in questa seconda fase, due, insomma, l'inizio di questa fase nuova? Ma diciamo che di eventi programmati al momento non ce ne sono perché non siamo autorizzati a produrli. C'è un'idea che potrebbe andare a, a, diciamo, a, a risultato ed è quello di un concerto rock in, ehm, in San Domenico che stiamo pensando di organizzare insieme a Mauro Valenti. Naturalmente c'è tutto il tema importantissimo del distanziamento e della sicurezza che è in corso di, di studio e dovremmo forse riuscire a farlo. Si riparte dalla musica, mi piace poter fare questo commento un po' in chiusura di questa presentazione. Il sito, come avete visto, è importante da più punti di vista e ha un, diciamo, un sustrato culturale importante perché quello che noi vendiamo, oltre agli eventi, oltre agli esperienze, è sicuramente la nostra storia. E quindi la sinergia che con la Fondazione Arezzo in Tour, la Fondazione Guido d'Arezzo, di cui ho l'avventura la, di essere il presidente, è uno dei capisaldi e dei pilastri della buona riuscita dell'offerta turistica retina e ci metterei non soltanto tutto ciò che è storia culturale della nostra città, ma anche tutti quelli che sono eventi, come appunto eh, per riallacciarmi alla domanda fatta che la fondazione è in grado di realizzare sempre più con la continuità del passato. Ora siamo in un momento in cui vanno un po' rodate le, le metodiche per cercare di fare eventi comunque, ma farli in modo tale da non produrre danni dal punto di vista del contagio epidemiologico. Però credo che le cose andranno, andranno andranno meglio andranno bene la nostra città in questo momento è sostanzialmente eh, con un numero di contagi molto basso ed è nullo da molti giorni speriamo che continui così in modo tale da poterci proporre come diceva prima Marcello come una città virus free e quindi poter avere una appetibilità sul mercato nazionale che forse non tutti possono avere in questo momento concludo dicendo i, i casi della vita Dopo due mesi che non ci sentivamo, mentre ero in trasmissione, mi avete visto Pippolare, mi ha scritto i suoi saluti la, eh, il sottosegretario ai beni culturali Lorenza Bonaccorzi, che saluto, non so se ci sta sentendo, ma questo per riagganciare il tema culturale a questo più generale tema del turismo. Bene, finite? Eh, il sindaco praticamente ha bruciato l'ultima domanda perché era legata al fatto che questa città ha due fondazioni che sono due strumenti innovativi per la promozione di un territorio e per la sua crescita culturale. Ecco, la domanda era come possono dialogare e cosa ci aspettiamo per il futuro, insomma. Ma guardate, noi già in passato con la Fondazione Intur, dico noi come Fondazione Arezzo abbiamo fatto dei consigli di amministrazione congiunti sempre più ce ne saranno in futuro perché non c'è dubbio che uno dei prodotti che la Intour vende è la cultura che la Guido d'Arezzo produce e quindi c'è una sinergia fortissima che sempre di più sarà e credo che il futuro ora che le due fondazioni hanno i piedi saldamente piantati per terra e devo dire in questo faccio i complimenti a Marcello Comanducci perché mentre la Guido d'Arezzo era una fondazione che esisteva e che noi abbiamo tradotto in un soggetto nuovo che veicola tutta l'offerta culturale cittadina, o gran parte di essa la fondazione in turno non esisteva, cioè lui l'ha proprio inventata, ha fatto una cosa nuova, ora è un soggetto fisicamente esistente che ha un passato glorioso, che ha un presente importante e che deve avere eh, un futuro smagliante. Bene, finito? Beh, sì, è tutto. Ah, quindi approfitto ah, per quello che ha detto a tutti il suo... a tutti a breve ci vedremo con la fondazione Guido Rezzo, anche perché vorrei che gli strumenti della fondazione Tour vengano poi utilizzati quotidianamente, quindi sia l'aggiornamento del sito stesso, però ricordo quello che ho detto all'inizio che magari eh, molti si sono persi, abbiamo questo sistema di biglietteria che prevede sia eh, la vendita de delle sole prenotazioni fino ad arrivare alla vendita proprio dell'intero biglietto che la fondazione è disponibilissima a dare e a fornire ai soci della fondazione Guido d'Arezzo, comunque a chi è interessato in qualche modo. Cerchiamo di fare. Diciamo massa critica perché è troppo importante unire le forze, troppo importante creare dei contenitori che possono avere visibilità internazionale, perché se no si rischia troppo spesso di fare tante azioni disgregate tra di sé che non riescono ad avere forza per andare a dialogare magari con un turista australiano che in realtà si aspetta comunque dei standard qualitativi molto alti. Quindi io se sei finito sindaco ti la lascerei a te la possibilità di, di chiudere questa lunghissima diretta però di cose da dire ce ne erano veramente tante e quindi per ora io ringrazio tutti, ringrazio Grazie, Sonia. Grazie Marcello ma io concluderei veramente con due parole due per dire che questa, eh, questa giornata è per noi una giornata importante perché abbiamo uno strumento in più per lanciare questa splendida realtà eh, cittadina e territoriale nel mondo del turismo eh, organizzato. È una, è una sfida anche questa, tu sai Marcello, quanto noi anche in passato abbiamo lanciato delle sfide e finora le abbiamo vinte tutte. È una sfida per il nostro futuro perché Arezzo, come io ho sempre sostenuto, deve riuscire a coniugare quella che è la sua realtà produttiva legata in gran parte a un manifatturiero di grande qualità e di grande contenuto artistico come è il manifatturiero Orafo, riuscire a coniugarlo con un mondo culturale che potrebbe produrre un'offerta turistica legata anche al manifatturiero. Questa è la sfida del futuro. Io credo che attraverso questo strumento, pensiamo una per tutti a quello che sarà il nuovo museo dell'oro e a quello che questo strumento potrà lanciare nel mondo per questa nostra unicità, che è quella dell'oro, che è quella dell'oro artistico, che è quello della cultura, declinata anche in maniera artigianale e industriale, possa produrci, possa veramente produrci quel secondo motore di economia, di, di crescita economica che si è concretizzato negli ultimi anni e che questo stop di due mesi e mezzo che sia soltanto un rallentamento ma non una, una fermata. Questo strumento ci dà la possibilità di declinarci ancora meglio e ci consente sicuramente di ripartire. Quindi grazie Marcello, grazie Fondazione Arezzo in Tour ce la faremo. Infatti, infatti lo volevo fare anch'io, volevo fare, ce la faremo perché ormai è diventato ormai <ride> Grazie a tutti.